Salve a tutti amici e ben trovati, sono Smitter e eccoci qui per il solo di Crusader Kings 3, l'antico caro imperatore Petra II, pronto a continuare l'avventura odierna. Allora, siamo nell'anno 1119 d.C., è il 4 agosto. L'impero italiano, che ormai è anche impero di Germania, ha davvero raggiunto la sua espansione massima, quasi a rincalcare il Sacro Impero o i domini di Carlo Magno. Ma noi puntiamo ancora più in grande, perché noi puntiamo a ricreare quello che era prima l'Impero Romano Occidente magari, e in futuro magari chissà anche a puntare all'Oriente. Allora, la Francia è un piatto che potremmo gustarci piano piano, magari prendendo questi grandi domini, che sono tutti di regione, diciamo, no, a parte Orleans, ma questi due sono lardi, quindi possono fare una guerra, come dire, una guerra santa, diciamo, si potrebbe fare questo. Poi abbiamo anche la Spagna a conquistare, anche se l'Inghilterra è davvero una rottura di scatole, che sta un po' ovunque, anche gli inglesi. Non sono forti, ma sono davvero fastidiosi, perché se io facessi una guerra all'Inghilterra, dovrei attaccarli anche... Perché ho cambiato la mappa? Ok, dovrei anche attaccarli al nord. E insomma, lo spostamento delle navi ci costa tantissimo. Ma comunque, torniamo a te di oggi. Il nostro caro Peter è un poco stressato. Direi un poco di fare qualcosa per calmarlo. Non posso fare niente, ok. Cosa possiamo fare? Ah, posso chiedere soldi al Papa. E questo non mi manda dispiacere. Siamo anche icona religiosa. E mi sa che possiamo anche fare qualcos'altro, sì, consacrare la linea santa. Esatto, posso anche consacrare. Molto bene. Vediamo un po'. Ok, proprio ancora ci vuole bene. E noi, con magari una mossa degna del grande... Oddio no, è morto mio figlio. Questo è un dispiacere, è morto mio figlio per lo stress. E sono stressato ovviamente. Di cosa è morto? Scusami. Con l'obesità, e tu prima mangi, mangi, mangi. E il suo erede sarà il nostro, che è l'ollato, però. Porca miseria. Peccato che la sua era tratti sia Awesome Herculean e qui, che era molto buono come erede. Mentre gli altri suoi figli sono tutti così, sono tutti 2-2. Comunque, abbiamo erede lui ora. In order to serve this, ok. Posso essere meno anconico, inappetico. Inappetito e che cosa dovrebbe dire? Scusami. Rilassi meno 1, provo meno 3. Stress a rue Peter appetito finisce forse. Ho Frozen Griff. Che c'è meno 2 e no. Continuiamo a questo, va. Ho capito. Allora, vediamo un po' il nostro nuovo erede. Mettiamo un attimo pausa. Il nostro nuovo erede è lui, che è il figlio, tra gli altri, come sempre. Vediamo la successione come va. La successione va che lui prende solo 8 titoli, che bello. Per Zurigo, che va a lui. Perché chi è questo? Scusami, Duca di Lutizia, chi sarebbe? Non è mio familiare. Ovviamente non è. Che c'entra questo? Perché Zurigo va a quello? Scusami. High partition map preference low. Sì, ma che c'entra questo? Scusami. Cioè, chi è questo? Il Duca di Lutezia? Non c'entra proprio niente. Ma cosa... Poi vediamo Treramo e Orvieto e va l'altro figlio, pure Lollardo, bravo. Che cioè, è neanche mio figlio, è mio nipote, figlio dell'altro questo, ma... Ah, the mind conversation, prima di tutto. Questi sono altri titoli di re, dove mi fai noi. Ok, il nostro erede è lui, dove sta l'erede? Petar II, che non si vuole convertire, benissimo. E allora, prima di tutto abbiamo cercato di fare le elezioni, tipo il re di Germania. Vediamo ora, va bene, ok. Il nostro imperatore di Germania dovrebbe essere appunto lui, però anche se c'è Augusto, che è mio figlio. Vorrei essere, perché non può essere due erede? Anzi, perché... Diceva prima i figli, erede, al primo erede, poi i suoi figli, poi se non c'è un figlio allora va l'altro figlio. E davvero una torre di scatole, poi vediamo un poco. Allora, gli Prince of Power, assist, gli Grand sono Corrado, no? Oh cavolo. Io voglio darlo al mio erede, ossia Petra II di Anhalt. Ok, è già lui, penso sia sistemato, no? È terzo per ora, perché questo di qua ci rompe le scatole. Il duca di... Ma chi è questo qua? È
Elgimar. Ma non è più di Man Conversation veramente. Cioè, ma chi è questo? Il re Dutezza, il duca di Dutezza che si. Non so bene l'impero romano, ma anche Zurigo, che è mia. No, non si converte. Ok, Augusto sceglie bene. No, sto dentro a casa, per favore. Ok, poi in Hellas c'è Sinuccello, che non è che c'è questo, mio nipote. Ma io preferisco avere sempre il mio erede. Non male, riesco ad avere tutto sotto una corona in caso per non dividere l'impero. E qua è un po' così, è nostro il primo. Meno male, almeno questo. Mentre in Romagna, ovviamente scelgo io posso scegliere, l'erede è sempre lui, il caro Petar. Che bello che sei, sei fortunato con me. E poi c'è anche l'Africa, attenzione, lui rank 0 voti, cioè lui non porta voti, perfetto. Sempre mettiamo il nostro caro Petar, che non è un supererede, però dai, meglio lui che altri, sinceramente. E qui in Andalusia, sempre caro Petar. Che finché non ho l'impero, non ho tutto un impero, non posso dare i regni agli altri, un po' di. Ci sia una divisione. Poi c'è anche un matrimonio, si può fare. Sì, sposati. Con la West Franconia, ok. E poi fra un po' di avere anche la successione come va. Fond Holy Order. È morta Paola. Dispiace. E allora, Grand Title. Perché lei deve dargli qualcosa? Lei vuole Zurigo. Intanto io Zurigo lo do a lei, non al signor di Lucrezia. Questo che cavolo è? Allora, successione. Io prendo solo un titolo. Che è il titolo di Andalusia che va a lui per ora. Ah, meno male. Ok, tutto è tornato sotto i ranghi. Che 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. E qua sono le voti. E lui è secondo. Che credo sia molti voti. Ha un. Ah, 9, 9, 9, 9. Tanti 9 c'ha. Difficile. Ma così qua è un otto di scala. No, più di colpo, non è con Lutezio. Ok. Il re di Valenza può essere anche il re. Basta che però. Oh, smunto, io direi a questo punto. Che non cerca di formare l'impero di Spagna. Che se c'è la possibilità che diventi il re di. Non si entra il nostro vassallo. Perché già lo è con il nostro re. Però io mi spavento. Allora. Mancano qui 22 con te. Mentre per la Francia ci mancherebbero tantissimo. Possiamo vassalizzare e conquistare, però. Andiamo a fare un po' di guerra, va. Declare war. Vassalization, sì. Anzi, no. Porremmo 8 lire con te a lui. E mettere qui magari qualche cristiano, che è la cosa migliore. Io magari ho qualche rete da dare a qualcosa, no? Tipo lei è benedetta. Matrimonio matrilineare, ecco, a lui potrei dargli qualcosa. Lo mettiamo qui per ora. Vediamo un po' chi c'ho qui. C'ho Patrick. Ah, sì, questo devo vendicarmi, che è quello che ha fatto della crociata, che lui dal nonno ci riceverà. Ci rompe le scatole. Poi c'è Peter, che lo sistema a tutti i costi. Che giusto poi è eretico, giusto giusto. E poi prima di essere lui cattolico. Poi c'è lui, King Rudiger di Moravia. Un prossimo obiettivo da fare. E poi Kebak, che da devo rendere un bel signorotto, quindi. Andiamo subito a fare questa guerra. Facciamo uno, due. Sono tanti. No, sì. Loro sono Evora. Io fai una bella cosa. Sono tutti deboli. Mettiamo pausa. 1500. Declare war. Questo 35, 44, 40. Sì. Andiamo a fare un po' di guerra, dai. 2000, che è pure debole. Per il ducato, 80, ok. De qua 175, no? The war. Bene. Guerra più non posso, ragazzi. E allora pastorizziamo, che mi è simpatico. Così, mi è simpatico lui. Ok, allora, il più temibile è lui, ma più forti sono loro, quindi andrei a fare una cosa. A mettere qua da sud e poi piano salire al nord. Allora, rise all here, dai. Sempre il mio caro re a essere lui calma, no? Voglio lui, voglio un assedio. Ho un altro tratto, diplomazia. True ruler. Ok, io così qua li andrei a dividere. Anche se sono così al massimo.
Ok. Però una cosa. Tutto è qui, no? Non lo dividi. E riorganizza. Allora ci diamo i manganelli. Almeno questo, la seconda armata. La seconda che mi andrà al nord. Cambio comandante, teniamo lui. Mentre la prima va a Evora. No, tu vai qui. Tu vai qua. Ok, vediamo un po' di sbrigarci. Si sono divisi loro. Perfetto, non stanno scappando già. Andiamo a conquistare. Qua stanno combattendo. Ok, qua sono un paio di giorni, assediamo. Molto bene. Già la prima 50%, ok. Molto più veloci. Ok, e prima è fatto. Andiamo a salire. E lui Enforce Demand da Sobi. Ecco, città sarebbe mia in teoria. Evora è mia. Un altro vinto, perfetto. Enforce Demand. E sono già due. Non andiamo a prendere Olmedo con questi. Allora, Evora fa parte del Ducato di Beia, che devo ancora usurpare all'Inghilterra, penso. Ma vorrei adesso tenermela. Comunque, non si stanno andando molto bene. Sì, conquista, conquista. Io intanto vi rompo le ciabatte. Lui ci ha molto più tempo, ovviamente. Ok, very close. No. Yulei, quindi non un rapporto, no. Adesso finisce di sedurmi, vi prego. White Peace. I began the God Wars. Ok, c'ho lo stress. Ok, no, perché White Peace? Ma declina. Ma cosa vogliono questi che mi rompono le scatole, va? Lui ti aspetti qui che ti devo poi ricattare per bene a te. Allora, queste cose togliamo ovviamente, non mi interessa di chi io sia erede, sinceramente. Andiamo al... Ok, Kingdom di Frisia è pure mio sarebbe, ma non mi interessa. Allora, loro vogliono un po', si re di Croazia, che è buono su diplomazia, ma qua c'è un 23. Non è proprio su Vassa, però... Ma tu non fai niente, tu. Staffa. Va a lavorare. Vai a Napoli, va. Mentre il duca di... Nastri Duchi è pure molto scarso. Però 92 lei, 97, però sono calmi loro. Lasciamo il mondo così come va. Tanto facciamo questa guerra. A good deal. No, stanno già scappando. L'abbiamo presi. Noi intanto conquistiamo la città. Perfetto, Enforce Demand. So be it, sono tutte mie ora. E tu vai qua. Mentre tu vai qua. Allora, Valoid, stagione qua sta del Duca di Castiglia. Che andiamo a creare. Duca di Castiglia fa parte del Regno dell'Asturia. Il Regno dell'Asturia ancora non possiamo crearlo. Ma ci penseremo dopo. Allora, questo è qua, sto Graducato. A chi potremmo darlo? Allora, tu hai figli. Senza titoli? No, non ne hai. Va bene, tu hai figli senza titoli? No, tu hai femmina. Ah no, c'è quello lì. Scusami. Dov'è? Gebhard. Ciao, Gebhard. Grand title. Ti faccio felice, amico mio. Sei anche cattolico bavarese. Tiro di Castiglia. Tac. E sei duca. Contento? Sei contento? E allora, la Spagna deve conquistare. Allora, siamo a... 46, 46, mi manco sempre 15 circa, mamma mia. È una gran rottura di scatole, che è l'impero che c'è anche in Inghilterra, piccoli divisi. Sì, sono in debito, ok, ma posso fare soldi dopo. Contratto, non voglio farlo. Grande Manfredo. Tu mi continui con Leida. Qui stiamo assediando Navarra. Penso, ecco. Perfetto, Enforce Demand. E sì, miei, già queste belle conquiste. E caro Duca.
Allora, lui cosa vuoi? Tu cosa vuoi? Tutela. Tutela, dove sta tutela? Tutela, today, tomorrow, Toyota. Tutela, scusami, sta a chi? Il caro Conte è mio liscio. Non sei male, quindi tu, le mie conversation, per favore. E poi diamo tutela al nostro amico Amit. Vediamo un poco. Ti riconverti tu? No. Grand title, grand vassal. Tutela. Educato di Navarra, di Hamid, che è il nuovo penso. Sta a lui, ok. The My Conversation, vediamo un po' ci riusciamo. Morto il cancelliere. Entriamo re di Croazia, se lui è contento. Lui non va. 25. Posso ricattarlo. Vabbè, dai, i soldi vanno, se noi lo facciamo felice, qualche modo già lui sta un po' meglio con noi. E allora, fazioni contro me sono state disbandate, pensi, un po' se non fa qualche fazione in più. E dipendenza, indipendenza, ok, indipendenza, tutti indipendenti vogliono essere, però tutti sono in carcere, no, è in carcere di questo. Ah, le crociate, le fosse pure. Sì. E sono tutti in debito, quindi no, lo posso pagare. Lei ha un sacco di soldi. Lui c'ha pure i soldi, può pagare. E allora? Allora, tu vuoi essere vassalizzato? No. Perché in guerra? Con chi è in guerra? Contro i populisti, ok. Ma la West Francia, declare war, una bella Francia. Le due Allende, le due Allende ci costa un bel po' di prestigio. Per il duca, ah, è proprio in tutto questo. Hanno creato però, diciamo, per il Kingdom di Francia 300. Io potrei farlo, prendere un bel pezzo di. Ovviamente preferirei. Però per essere più qua, andiamo degli Ureland. Sono molto inferiori a noi. Lo sono in guerra con chi sono? Con il Regno di Croazia? Per cosa? Ah, per il Duca di Champagne. E continua. Allora. Allora ragazzi, a causa di problemi con OBS, le prima rottura di scatole, che prima si stacca il computer e poi OBS non vuole riscattare perché c'è un errore. Noi abbiamo, allora, vi dico cosa abbiamo fatto nel frattempo, abbiamo conquistato Toulouse, abbiamo qua 5 città da poi dare a qualcuno perché abbiamo il ducato, e poi stiamo andando alla guerra con la West Francia, con liberando le città che loro avevano assediato sia Clermont e Beaumont. E ora, isolando una specie molto piccola, che sono in guerra anche con chi, non so con chi sono in guerra, solo la Croazia. Stavo acquistando la regione di qua, che dovrebbe essere parte della Lotaringia, insomma, del Lussemburgo è parte della Lotaringia. Perfetto. Poi andiamo a usurpare, poi ci creeremo il ducato. Comunque, loro 8 duca li siamo anche togli, lucidamente. Hanno finito. Purtroppo è una rotta di scatole, per questo voglio puntare ora a fare poi a ristare con solo il mio. No, scusami, vai qui, vai. Perché sono così città? Ok, tu, vammi qui. Perché poi punterò a registrare solo con il fisso e non il portatile, quando sono. Voglio puntare a fare. Prima o prima poi cercherò di risolvere questo problema. Comunque, qui siamo. Qui stanno alla grande. No, no, stammi qui, stai qui. Ci pensa lui. Ci pensa il caro Armand di Fox II. Qui stanno alla grande. Chi sono questi? Ah, sono forse alleati. Sono alleati, complimenti. E voi volete morire. Scusate. Poi chi sono questi dell'Emirato? Scusi, dove stai tu? Ah, proprio per il Bizantino. Ok, stoppiamo lo 58%. Tu vai qui e tu vai qua. Continuiamo a conquistare e attaccare loro. A questo punto io andrei ad attaccare l'ONG, che gioco che fa questo. Ok, non sei più mio rivale, sono contento di ciò. Io andrò a prendere la capitale. Vai a prendere la capitale, va. Ok, qui tutto pieno. Vergognati, papa. Marlè. Non ci voleva. È morto il nostro caro imperatore Petra II. Però, pensa al mio sistema, sono riusciti a tenere tutto sotto il nostro controllo, perché visto che abbiamo 18 ducati. Lui prima aveva di meno, lo so. Vabbè, comunque. Il dottor Petra II ci lascia a 63 anni, un operatore grandissimo che poteva anche salire una linea di sangue, ma non ce l'ha fatta. Però
Vedo che il caro Peter Headbreaker spacca cuori è però cattolico, di questo sono molto molto contento. Sarà al trono un sono gentile e compassionevole, un animo gentile e compassionevole, e i suoi vassalli ovviamente Tribe Hunter, cioè saranno felici di stare sotto il suo controllo. Continuiamo. Però dispiace questa morte dell'imperatore. About Elfemy Stature. Sì, pensa alla tua famiglia, va. Allora, le città sono, ho chiuso questo, ho tre armate ovviamente, sono, questi qua sono delle, queste, tu, che abbiamo acquistato, Arezzo, sì, Orvieto, che è il nostro figlio, se le sono così, non abbiamo fibre ora, quindi siamo un po' messi male, e dobbiamo cercare poi di creare, questo sono dei vostri assessori, io, lui posso essere un boss steward. Non sai mai come cosa, e anche intrigo e learning, poco in mazzia di pronazione, però io vorrei fare. Vabbè, potrei anche non lasciare stare la passività, perché adesso non mi interessa tanto. Più la steward, sinceramente. Mettiamo l'incam. Sì, già siamo bel 14. Abbiamo tantissime città, poi vediamo come darle. Mentre nel concilio, vediamo come ci vogliono. Lei ruler, no? Fammi domini, più 8. No endorse, un po' voglio male alcuni, ma va bene così. Ok. C'è di fine questa guerra, però l'altra armata, aspetta, un'altra armata che dove sta? Dove sta? Sta qui. Disband, scusami, scusami, disband. Ok, sono io a capo della famiglia, ovviamente. Qui stanno conquistando, c'è qualche guerra, ok. Ma 2%. Vediamo Muru. Dai. Fiorello, also claim. Ok. Facciamo questo. Ok. Allora, direi di persone non ne ho tanti. Purtroppo questo proprio non figli. Ho 25 anni e non fai figli. Tu sei. Sei eterosessuale come lei. Perché non faccio dei figli? La bella ragazza, 19 anni. Anche se non è bella, vabbè. C'è una cosa. No, sway no. Seduce. Se usciamo Martina, così magari ci dà un erede. Su. Mi penso che mancherà tantissimo, tantissimo. La parte in cui siamo Toulouse. Manca una parte anche quella qui. Però avremo l'onore di avere un nuovo imperatore. Ok, qui abbiamo vinto. Questo quanto va? No, continua. Continuiamo che sono soldi qui, sinceramente. Anzi, tu disband, va. Sì, 9 mesi, ok. 39. Ok. Enforce demand. So be it. Sono in guerra contro questi. Dove stanno i paesani? Stanno qui, dai, che sono belli. Ah, che sono belli, non andare fino là sotto. Che scatole. Allora, successore. Questo mettiamo mio fratello per adesso. Ovviamente non posso rischiare. Qua, almeno suo fratello. Qua, nostro fratello. Che adesso non vince. E qua, nostro fratello. Ok, sono tutti giovani. Ok, e lo sono gli eredi. Togliamo queste cose. Poi, chiamiamo il papà e lo facciamo. Il papà non ci. Vediamo un po' se ci vuole bene. Ci vuole così bene, dai, ci spostare. Ransom, ok, 25. Posso creare il regno di Badaors? Andiamo a creare. No, aspetta. Aspetta, prima facciamo un po' di soldi. Perché sinceramente il Duca di Toulouse penso sia più importante, o anche Luxembourg. Un po'. Allora, Luxemburgo intanto che è una città. Ok. Era Ligi. E a lui il duca è diventato. Ok, perfetto. Perché è Lollardo e mai conversation veramente. Ok. Allora, questi qua hanno tutto un ducato. Che andrei a creare. Perfetto. E qui c'è il. Sono tutti miei, quindi è inutile che cerco qualcuno.
Ma qua mia famiglia che è potente, lei è mia madre. Terrify. Perché è in prigione lei? Ah, perché va. Nel si release the my conversation. Madre, su. Madre. Lei è sposata con questo matrimonio normale, mentre l'altra sorella. Matrimonio normale. Non è male, boh, alla fine. Un po' diplomatico. Però no. Non lo so. Andremo al nostro nonno. Tu hai dei figli e hai soldi di ducati. Lui è il tuo erede. Ma sai, grande title, un goccione. Tu sei da famiglia. Vengo di questa città. Dove stanno? Uno. Ma sono anche molto ricche, complimenti. Molto ricche. Impera cosa da dire a lui, ma vabbè. Cattolico italiano, ok, grand title. Perfetto, è Toulouse, padre del regno di Aquitania, che ci manca poco per conquistare, quindi poi ci penseremo. Altre città che sono nel nostro possesso, Messenburg, queste qua, perché? Ducato di Anhalt. Sì, un uccello, Jorvas Ranguideschi. Ah, dell'imperatore Peter, mio grandfather. Ho capito. Tu avrai dei figli. Ah, è da questa parte. Quindi King Aragona, Frisia, c'è lei. Lei ha figli, lei non ha figli. Però se parliamo di normale. Perché non normale? Scusami, come è possibile? Mentre da questa parte, scusa di lui, Borgogna, tutte femmine. C'è lui erede. Ok, quindi lui. Mettiamo il nostro vero nonno, grandfather. E lui, Principe Augusto. Che è il titolo di Messein. Messein fa parte di Pomerania. E mentre le prime città. Scusami. Pomerania, giusto? Mentre Messenburg fa parte del regno di Esfrancia. Ok, in Esfrancia chi ci sta? Ci sta lei. Suo figlio, l'erede è lui. Your brother-in-law. Va bene. Interessante. E quindi avremo lei. Povera regina. Però potremmo magari cosa da lui. Poverino, niente. E mi toglie le tre città che sono non sono tanto ricche, penso. Sono anche Lollarde. No, vediamo un po' qualcuno di. Vediamo qualcuno di buono. Quella capitale. Adesso. Qualcuno di buono, buono, buono. Che anche magari Zilus non sei male. Dio cattolico però. Ok, Dio c'è lui qua. Fortunato. Che è un bel. Sì, molto buono. Andiamo a tutto a lui, va. È Dio cattolico, molto potente, ok. Grand title, ok. E così noi siamo a posto, 11 città. Spoleto Anciano. Spoleto che un bel quattro erano Valdesi, però. Anciano 1,42, Teramo 3,73, Orvieto 2, Forlorn 5,49, sono. Perché c'ho problemi? County Control, ok, Lucca 228, penso alla County Control. Siena, siamo molto ricchi, Arezzo, non c'è niente, Zurigo, County Swabi sono, ed Evora. Evora sta qui, daremo magari a qualcuno, gente non mi interessa tanto Evora. Ed Evora, papà, è Ducato di Beia. Quindi possiamo creare qui magari il nuovo Duca qui. Però Evora, Grand Tour, c'è un Zilus Ceren, secondo male, Piombino. Potremmo dare a lui, Lanfranco Guideschi. Scusa, tu chi sei, Lanfranco? Figlio del conte di Salerno. Sei il suo erede? Sì. Ma tu? Atenolfo. Ma ti rotte, va. Si metteva un po' di Guideschi, un po' qui e un po' lì. Va bene. Questa armata sta andando giù. A prendere i maledetti. Ok. Questo no, tutti raidando. Perché vai lì ora? Ok. Ok, penso di essere ormai buono. Come un po' culto italiano siamo noi i primi, sì, perfetto. E secondo me la grande. Cosa stiamo cercando ora? Ermin Clock, questo c'è prestigio più 10. Primogenito, questo facciamo questo, va. Poi, come cattolicesimo siamo cattolici, ok, meno male. Sono
tanto di questo. Ma la casa, il capo della casa sono io. Open Legacy. Abbiamo 2189. Il prossimo tratto sarà questo da fare. Voglio fare questo. Se riesco con lui, e posso dire che lui è alla fine molto giovane, ha 5 anni, però è flagellante e no, è pure ferito. Ma perché? Perché mio erede? Perché sei così? Allora, teniamo tutto questo, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare in Francia il prima possibile. Vai. Vediamo anche qualche fazione che c'è contro di me. No, c'è questo di qua. Ok. Allora, che succede? Lui è l'imperatore. Matrimonio non male. È matrimonio. Ma io non penso, fa fare ok. E lui è l'imperatore bizantino, molto interessante. E non ha eredi. C'è lei. Che fa del culto di rap. Vabbè. Guardiamo il nostro Edge Physician. C'è un physician, sinceramente. Con lei è meglio in soldi, quindi. No, c'è uno così qua, va. Perfetto, c'è un po' di sintonia con lei, fa un erede. Allora, lei no. Lei no, ci sono tutti, tutt'altro che. Lei è Wiseman argentina, però. Perché spendo 100? Vediamo lei, però. Non mi sembra soltanto che lo stanno arrivando. Si maledetti, mi rompo le scatole. Oh, Enci, però siamo un maschietto, sì. Oh. Liberiamo qualcuno. Lei 25. Proviamo anche un po' a aspettare, lui 10. Ok. Eredio che non mi interessa. Oh, magnificenza. A good deal, ok. Qui stiamo combattendo. E abbiamo vinto la guerra, so be it. Disband the hall. Sono stressato. Cancelliere è molto in cancelliere. C'è lui che è 15. Lei 14, lui 9. Poi lei è 19, però. Mettiamo lui, va. E allora, e fa le diplomazie che mi sembra un po' interno. Allora, se c'è la mia, però manca un po' di controllo. Lui ha ancora 2 anni. Lei 2 anni. Maledizione, lei quanto è, scusami? Lui quanto è invece? 20. C'è uno scambio, va. Ma c'è uno scambio. È un 11. 26, mamma mia, peccato. E allora, però lei 11, la regina. Swap. Swap. Perfetto, sì, già, vedi, ce ne un po' sistemare. Perfetto, lasciamo così il mondo com'è. E allora, ragazzi. E allora, mettiamo 3. Questo è il nostro nuovo impero. Lei, l'11 22, accetterai. Siamo felici. Allora, King su un cielo di. Lui dovrebbe essere un buon erbalista. Che cazzo, good dia. Lui è buono in cose, in patronage. Ma. Facciamo questo di lui. E togliamo poi a Gaia. Lei è 23, Valdese. Facciamo dopo la conversione per sapere meglio. La Queen dell'Est Francia. Mamma mia, come ho detto malissimo, poverina. Ha detto male. Swabia, Anhalt, ok. Grant Vassi, facciamo un po' felice. Anhalt. Grant Vassal. Dove potrà la Anglia. Quindi ok. Ci sta. Poi Grant va, vediamo un po' come ora è meglio. Poi solo la Swabia. E un po' sei concima quello. Grant Vassal. Lui è duca di cos'è? Di Cordova, non c'è Swabia, mi dispiace. Però già almeno sta un po' meglio lei. Lo conto aspetta Luke. Ci torneremo dopo. Togliamo un po' di cose magari. Allora, creatito di regno di Debra Oz. Non sai male come idea. Ne ho creva. Possiamo anche un claim in più. E sono re. Perfetto. Abbiamo molte educate da creare, ma il problema è che sti cosa sono tanto, porca miseria. Great Wall Caterina, brava. Credo che sia una Caterina, non sia la cultura, brava. Cultura italiana. Creiamo un
In Spagna un polo, a meno della costa, a meno. Tante persone contro di me pure sbandate. Vediamo un po' di capire com'è la situazione nel nostro reame. C'è qualche pericolo imminente. Allora, io sono il lupo 13, meno 13, ma stiamo controllando, ok. Lei è 23, ma stiamo poi controllando. Lei è più 88, ok. Direi che per adesso nessuno mi ode tanto. Soprattutto deve essere più forte, e questo è molto importante. Batte le mine, beh, ci penseremo dopo. Poi, la successione com'è? Io ho preso un titolo che il trine non si va a lui, perché lui mi erede, va bene. Mentre, cosa vuol dire? Aspetta. Cos'altro vuol dire? Ah sì, le fazioni. Cioè, l'ho ladri francesi, ma prima o poi ci risolveremo. A Levi, si sa. E qua, questo è proprio pericoloso. Lui mi odia. Lui muore bene, diciamo. Devo sistemare il fatto della Crown Authority che vogliono abbassare. Lui è scomunicato addirittura. I re di Potatori magari Asburg, sinceramente, però non vorrei inimicarmelo ora. Che lui a Palermo si la cosa. Va bene. Allora, ragazzi, con questo finiamo l'episodio di oggi. Con il suo grande nuovo imperatore Petar III Headbreaker. Lo spaccacuolo, lo spezzacuolo, insomma, nessuno che fa innamorare facilmente. Che è un po' tutto male, ma insomma. Vedremo un po'. Abbiamo anche stato un po' a quelle nostre famiglie. Lei ha il brodo di loma, non ha niente. Ma sai, Grand Title, cosa potremmo dargli? Cosa potremmo dargli? Non c'è niente per ora, vabbè. Poi ci torneremo. Poi ci torneremo. L'Inghilterra sta pure qui. Porca miseria, io l'Inghilterra la odio. Se faccio quella in Inghilterra per tutti gli Euroland, mamma mia, faccio una bella pulizia contate. 4000 prestigio. Lo so, molto molto inferiore, però così prendiamo. Parte del sud della Spagna, qua in Inghilterra, e qua in, cioè qua in Francia, la Borgogna e qua anche in Inghilterra. Mentre il regno di, scusami, questo regno, dove di Galizia? Declare war. Ducati. Guarda qui quante cose va. Come al latino, scusami. Cioè, hanno qui pure loro? Hanno pure il Roma? No, hanno Roma. Non ci credo. Non ci credo. Io c'ho pure a Roma. Mi prendo Roma. C'è qui poi la Scozia, il Papa ovviamente è tutto malissimo. Anche se ha sempre 5.000 armate. Poi c'è i bizantini che non può essere, sono alleati. Perché sposa nostra sorella, penso, scusami. No. Vabbè, che hanno fatto fare i matrimoni, non siamo alleati. Declare war. Per il De Jure venne solo queste qua. È parte della l'Africa. Che non mi resta tanto. Il re. Ma solo un guardia di Rodi. Ma non di tanto. Qualcuno che ha dei bei claim su di lui, ne ha un poco. Lui sì che ha dei bei claim, ma è valdese. Perché sei valdese? Cosa vuoi? Rimani in conversation, proviamoci, dai. Prima di andare vediamo un po' di convertire quest'uomo. E intanto io volevo anche fare qualcosa. Ho sta affare, c'è una bella festa. Vuoi 300? E la pagherà. Ok, welcome friend. Imola in prison. Ok. Vedete qui come ci sono dei colorini. Mi sono stressato. Ma Ramson. No, non 30. Negozio di release, scusami. The My Conversation. Facciamo questo. Voglio vedere i rapporti con i vassalli. Ok. Bello Francesco. Oh, ho un erede, Chiaffè o no Chiaffè, dai. Chiaffè no come mio padre, che erano terribili, che erano sempre Petaro, ormai per continuare. Oppure magari, chi sono i primo Guideschi, scusate? I primo Guideschi. È stato lui forse, Giordano. Lui è stato il primo imperatore, aspetta no. E infatti. Il Duca Lambert, come facciamo un ritorno al passato con Lamberto magari, Lamberto, un ritorno al passato, così da ricordare i vecchi fasti chi era Lambert, Lambertone, ah lui Lambert, cosa diceva Lambertone, Albertone, ok, io penso per essere stress ora, giusto? Assato in Spagna, ok, Assato sono dottori di scambio, vediamo un po' anche la come regione, i cattolici sono qui ben espansi, anche qui nel sud della Spagna finalmente. Abbiamo un po' di ortodossi, un po' di Assato catari, ma la situazione cattolica ora è un po' migliorata. Ok,
Molto migliorata. Grand Title, no, non voglio dare il titolo di Zurigo, non c'è niente, è la mia città personale ormai. Zurigo è la città più ricca che ho qui, 4.5. Andiamo all'altra festa. Però diciamo che le cose andranno bene. Il prossimo passo è continuare questa guerra in Spagna, perché per creare la Spagna... E magari dopo possiamo puntare a fare una guerra proprio a tutta Inghilterra per prenderci tutta questa parte di qua, tutte queste parti di qua, insomma, conquistarci. No, che hai fatto? Major, caro Major, ubi Major, minor cessit. Sollevano un po', sollevano già un più 5 ai tas. Facciamo una modifica per l'altra. Ok, posso. Ok, già mi paga 4.1. Ok, già l'hai migliorata. The My Conversation. Su, dai, ce la facciamo. Ti dice diventare cattolica. Ti prego, dai, su. Perfetto, lei è cattolica. Lei continua a lavorarmi. Qui. Perfetto. E allora, ragazzi, comunque, sicuramente concludo il episodio di oggi. La Spagna sta un po' più ingombrando e anche parte della Lotaringia, sì, che ormai l'impero germanico è tutto nostro. Quello che ci manca da fare è sistemare un po' la questione. Duca di Holanda, speriamo creare. Amoni. E lo diamo. Lei, 19, cattolica. Lui, meno 1, cattolico. E questo di qua, meno 104, Lollardo. Tutto rimane conversation, fino a calci in quel posto lì. Va bene. E lo darei alla prima, sinceramente. Grand Title, Duca di Holland. Perfetto. Perfetto. E abbiamo qui questa situazione. Ok. Comunque, dicevo, ormai il nostro prossimo passo è puntare alla Spagna. Lui va in prigione. Purtroppo sono riuscito a fare questo. Può essere stato io che sono compassionevole. Porca miseria. Good. Ancora non sono in prigione, ok. Così release, però sta attento. My conversation. Emoto Stewart. Non ci voleva, sì, un cello. No, dai, ti prego. Principetta, dai. Ok. No, Sofia, presto che so questa sarà una rottura di scatole, lo so. Già lo so. Già lo so che sono andato riscato il fatto che lei abbia un claim su Spoleni, un po' c'è qualche fazione. Liberty Faction, sono minore, ok, fortuna, però saranno rotto le scatole. A lui liberiamo il 50, se ci vuole bene, proprio lui. Dai. Prendo, siamo già un bel esercito di 41.000. Yassan sono 33.000. Fare una guerra a loro si potrebbe fare un giorno e siamo almeno un po' più potenti. Almeno questo. Almeno qua. Anche l'Africa è un po' da conquistare. Sono quei piccoli regnetti qui. Da re. Non sai male come, sinceramente. Lui è poi duca. Vuoi diventare re a questo punto. Ma comunque, veramente, stavolta abbiamo qui l'episodio di oggi. Andiamo alla festa, ok. La Spagna e l'Africa sono i prossimi territori. E magari. Facciamo guerra a questi territori qui piccoli, poi la Inghilterra conquistare questa regione qua e cercare di riformare l'impero di Spagna e l'impero di Francia. Ma comunque, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifica i video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, dove fai live, e su vari social come Facebook e Instagram. E qui si può conquistare anche qui, va bene. Pensate di più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio. Da Mossimi Terry, passo e chiudo.